Questi sono i guardiani che sorvegliano l'entrata del Palazzo Reale e del complesso che contiene la cattedrale, il castello e tutto qua dietro, solo che di qua si esce solo. Da questa strada invece mi hanno detto che è possibile andarci a piedi. Sono dentro la residenza presidenziale. Mi hanno fatto dei controlli più accurati che nell'aeroporto, perquisito nel minimo dettaglio zaino, droni, telecamera. C'era scritto pure un divieto che i droni non possono entrare, ovviamente io l'ho tenuto, però non lo posso usare, sennò mi vengono a prendere direttamente. Mi hanno aperto qualsiasi borsa, tasca, marsupio, tracolla, cellulare, hanno voluto vedere ogni cosa, acquisti che ho fatto, su qualsiasi cosa, cioè perché avevo una busta di plastica con della roba che avevo comprato. Ci ho messo una vita per aprire il tutto e anche per ricompormi. Sono all'interno del castello di Praga e qua adesso alla fine di questo corridoio c'è questa vista spettacolare della cattedrale. Ora purtroppo non si vede bene perché sono praticamente sotto, però è veramente imponente. E quindi questa è la cattedrale dall'altro lato. Alla fine tutta la struttura del castello circondata dalle mura e sono pieni di controlli. E adesso mi dirigo verso il Ponte Carlo. Da dove sono appena venuto, di là a destra invece c'è il Ponte Carlo. Vabbè, informazioni turistiche, la metro. Mentre di qua è appunto il castello e la cattedrale di Sv Mikulase. E le altre due onestamente non saprei tradurle. Dietro di me c'è il Ponte Carlo, io sto proseguendo dalla parte opposta perché ho visto un'altra cosa da vedere prima di tornare di là e andare nella piazza dell'orologio. Lì dietro c'è la struttura, quel palazzo che adesso cerco cos'è, che sembra molto bello da vedere e fotografare. Questo qui sono subito dietro al Ponte Carlo ed è la chiesa di San Nicola, San Nicholas Church. Proseguendo da quella via a sinistra dove vanno tutte quelle persone si va al Ponte Carlo e questa appunto è la chiesa. Ho appena finito di attraversare il Ponte Carlo, questa è la torre di partenza dalla piazza, più vicina alla piazza dell'orologio. Adesso mi dirigo alla piazza dell'orologio perché tra circa 10 minuti scatta l'ora e quindi ci sarà tutta la sfilata dei personaggi all'infuori dell'orologio. Sono in Storomenske na Mesti, questa è la torre dell'orologio dove ogni ora allo scoccare dell'ora ci sono una serie di personaggi che escono, cioè in realtà non è che escono, fanno una sfilata da dietro
due finestrelle e si vedono passare. Questa invece è tutta la piazza. Che bombe! È pieno di persone vestite in qualsiasi modo, compreso due in due costumi piuttosto discutibili, cioè per carità molto simpatici. Un orso polare e un panda, però ci sono quasi 40 gradi all'ombra e questi qua sono dentro questi costumi. Non oso immaginare che sudore e che caldo. Cavalli che trainano carrozze. Io è da stamattina che giro a piedi per tutta la città, sono distrutto. Soprattutto il caldo mi sta demolendo. L'acqua costa più della birra. Col caldo la birra diciamo che stordisce parecchio. Poi finalmente qua c'è una zona d'ombra, mi sa che mi fermo un attimo qua a riposarmi. Siccome sono morto e ho fatto più di 14 km a piedi tutto oggi, ho cominciato a utilizzare l'abbonamento giornaliero ai mezzi pubblici perché non ce la faccio veramente più. Ah, intanto qua si vedono dei tizi che stanno remando su una tavola da surf nel fiume Moldava. Io ho raggiunto invece col tram il numero 17 che sta passando di nuovo qua, la casa danzante o comunque costruzione danzante, che è quella lì che si vede, tutta strana, storta, che sembra che stia appunto danzando, da lì il nome. Adesso invece cercavo di raggiungere piazza Venceslao prendendo un altro tram, dovrebbe essere il numero 5, probabilmente passa là di fronte. Avevo sbagliato a scendere, mi manca ancora una fermata per raggiungere piazza Venceslao. Questa è quindi piazza Venceslao, dove al fondo c'è quell'edificio che è un museo e una statua davanti che adesso vado a vedere. Intanto nel frattempo qua c'è una discoteca che avevo notato anche ieri, dove si vedono le persone che ballano anche da fuori. Carino questo ristorante o bar, quello che è, su un vagone di un tram. Adesso vado a vedere più su. Questa è la statua di San Venceslao a cavallo, molto imponente, e dietro invece c'è una struttura unica che raccoglie diversi musei, è chiamato Museo Nazionale, però ci sono un sacco di opere sulla natura, scienza e anche un museo di storia. Ieri ho mangiato qua in zona, ero molto lontano, però ho intravisto questa struttura tutta illuminata ed era molto bello. Qua mi trovo in cima, ho percorso tutta questa via che sarebbe piazza Venceslao da sotto in fondo fino a dove c'è la statua, e sono salito da queste scale. E questo è il palazzo del Museo Nazionale, struttura veramente bellissima. Di là ci sono altri musei. Mi sono appena allontanato da piazza Venceslao per vedere questa torre che c'è qua, che non avevo visto ma non è segnata sulla mappa, e adesso sto cercando un posto dove mangiare. Ah, ecco, questa è la torre Gindritska, il campanile della chiesa parrocchiale costruito da San Enrico e Santa Cunuta dopo il 1348. Alla faccia torre del campanile della chiesa. Whisky bar. Questo l'ho già visto poco fa, ma è da riprendere perché prima non sono riuscito a riprenderlo. Sta roba qua
è un camioncino che si comanda, cioè c'è un volante e ci sono va a pedali e tutti praticamente quelli che pedalano sono appoggiati a un bancone e in quel bancone servono la birra, quindi c'è un tizio che guida, tutti gli altri pedalano e uno in mezzo che serve le birre e intanto si muove mentre che bevono birra e va a pedali, infatti è lentissimo.